Posso dire che mi sembrano due esempi del fatto che non mi stupisce affatto che siamo in difficoltà. Assolutamente, perché poi a noi spesso dicono: ah, ma allora scriticate Marchionne e siete con la Fiom, oppure no. No, secondo me appunto ci sono delle grosse magagne, per dire così, in entrambi gli schieramenti. Cioè, Marchionne ha questa politica, appunto, in cui, cioè, è assolutamente inaccettabile definire una legge folklore locale, perché se sei in questo paese, e tra l'altro il paese che ti ha dato da vivere per 100 anni come azienda, Voglio dire, ecco, folklore forse locale, cioè, la legge la veramente un rispetti come insulto rispettano tutti. allucinante. Cioè, è una cosa veramente scandalosa, e la cosa scandalosa è anche che nessuno abbia sostanzialmente reagito, cioè che alla fine anche la politica chini la testa, per cui quello che dice Marchionne va bene a prescindere, e quindi anzi andiamo al massimo in ginocchio, come ha fatto il Comune di Torino varie volte, a chiedergli: dai, per favore, dai, lasciaci un po' di fabbrica Mirafiori, non andartene. Poi in genere Marchionne, che fa i suoi interessi, chiede in cambio delle cose allucinanti. Poi, ad esempio, il famoso affare di 70 milioni di euro pagati da Regione Comune alla Fiat per comprargli un pezzo di fabbrica Mirafiori che non gli serviva più a niente, che era solo un costo e che è rimasto a noi, adesso è un costo per noi perché noi non sappiamo cosa farci, a parte un pezzo dove c'è una sede del Politecnico, anche lì che c'è andata perché sono andati in ginocchio dal Politecnico a dire: dai, almeno tu vai lì, però per il resto ancora dopo anni lì inutilizzata. E quindi questi sono i regali che poi fa la politica alla Fiat, e in cambio non ottiene mai niente, quindi forse non è neanche una buona strategia di negoziazione con la Fiat. E però anche la Fiom, effettivamente, i sindacati in generale hanno grosse responsabilità sullo stato in cui ci troviamo, per cui alla fine, cioè, a parte questi estremi appunto dello sciopero in orario di partita o in altri settori, tipo nei trasporti, c'è stata una sfilza di scioperi il venerdì pomeriggio, che francamente è vero che chi guida un pullman poi lavora anche sabato e domenica, però insomma. Certamente tanti sono venuti a chiedere: ma com'è che i pullman scioperano sempre il venerdì mattina, il venerdì pomeriggio? E quindi sostanzialmente la questione è così.